Se gli spiritisti sono ansiosi di restare rigorosamente dogmatici nelle loro nozioni del mondo spiritico, non devono invitare gli scienziati ad investigare i loro fenomeni in un vero spirito sperimentale. Il tentativo porterebbe certamente ad una parziale riscoperta dell'antica magia, quella di Mosè, di Paracelso. Sotto l'illusoria bellezza di alcune delle loro apparizioni, potrebbero trovare un giorno i silfi e le vaghe ondine dei rosacrociani che giocano nelle correnti della forza psichica e odica. Già, il crux, che crede pienamente nell'essere, si rende conto che sotto la morbida pelle di Katie, che ricopre un simulacro di cuore preso parzialmente a prestito dalla medium e dal circolo, non vi è anima. E i dotti autori dell'universo invisibile, abbandonando la loro teoria elettrobiologica, cominciano a scorgere nell'etere universale la possibilità che sia un album fotografico dell'Hands Off, l'illimitato. Siamo lungi dal credere che tutti gli spiriti comunicanti nei circoli siano della classe chiamata elementale o elementare. Molti, specialmente quelli che controllano soggettivamente il medium nel parlare, nello scrivere e nell'agire in vari modi, sono spiriti umani disincarnati. Se la maggioranza di tali spiriti sia buona o cattiva, dipende in gran parte dalla moralità propria del medium, del circolo, e dall'intensità e dallo scopo che essi si propongono. Se il loro scopo è semplicemente quello di appagare la curiosità e passare il tempo, è inutile aspettarsi qualche cosa di serio. Ma in ogni caso, spiriti umani non potranno mai materializzarsi in propria persona. Essi non potranno mai apparire all'investigatore rivestiti di carne solida e calda, con volti e mani sudati e corpi grossolanamente materiali. Il più che possono fare è di proiettare il loro etereo riflesso nelle onde atmosferiche. E se le loro mani o le loro vesti possono divenire in rare occasioni oggettive per i sensi di un mortale vivente, saranno percepite solo come una leggera brezza che passa accarezzando il punto toccato, non come una mano umana o un corpo materiale. È inutile sostenere che gli spiriti materializzati, che si sono esibiti con cuori palpitanti e forti voci, con o senza una tromba, siano spiriti umani. Le voci, seppure tali suoni possono essere definiti voci, delle apparizioni spiritiche, una volta udite, non possono essere dimenticate. Quella di uno spirito puro è come un tremulo mormorio di un'arpa eolia echeggiante in distanza. La voce di uno sofferente, e quindi impuro, se non di uno spirito totalmente cattivo, può essere assimilata ad una voce umana che risuona in una botte vuota. Questa non è una nostra filosofia, ma quella di innumerevoli generazioni di teurghi e di maghi, fondata sulla loro esperienza pratica. La testimonianza dell'antichità è positiva su questo. Le voci degli spiriti non sono articolate. La voce degli spiriti consiste in una serie di suoni che dà l'impressione di una colonna di aria compressa ascendente dal basso all'alto e che si espande attorno all'interlocutore vivente. I molti testimoni oculari che hanno attestato il caso di Elisabeth Heslinger e precisamente il vice governatore della prigione di Weisbeck, Maia, Eckhart, Theurer e Knorr Düttenhofer e il matematico Kapff, affermarono di aver visto l'apparizione come una colonna di vapori.
Per 11 settimane il dottor Kern e suo figlio, vari ministri luterani, l'avvocato Fraus, l'incisore Dittenfer, due medici, Siffer e Sicherer, il giudice Hyde e il barone von Hügel, con molti altri, seguirono questa apparizione quotidianamente. Finché durava, la prigioniera Elizabeth pregava a voce alta ininterrottamente. E poiché lo spirito parlava in egual tempo, non poteva esservi ventriloquia. Quella voce, a quanto essi dicono, non aveva niente di umano, nessuno poteva imitarla. Più avanti daremo abbondanti prove tolte dagli antichi autori relative a questa ovvia verità trascurata. Qui vogliamo solo insistere sul fatto che nessuno spirito considerato umano dagli spiritisti è mai stato dimostrato tale in base a testimonianze sicure. L'influenza dei disincarnati può essere sentita e da loro comunicata soggettivamente ai sensitivi. Essi possono produrre manifestazioni oggettive, ma non possono produrre se stessi. Altrimenti che come abbiamo descritto. Essi possono controllare il corpo di un medium ed esprimere i loro desideri e le loro idee in vari modi, ben noti agli spiritisti, ma non materializzare cibo che non è materiale ma puramente spirituale, ovvero la loro divina essenza. Così ogni cosiddetta materializzazione, quando è genuina, è prodotta, forse, o dalla volontà di quello spirito che l'apparizione pretende essere, ma che può al più solo personificare, o dai folletti elementari, che in genere sono troppo stupidi per meritare l'onore di essere chiamati demoni. In rare occasioni gli spiriti sono capaci di soggiogare e controllare questi esseri senza anima, sempre pronti ad assumere nomi pomposi se lasciati a se stessi, in modo che il malizioso spirito dell'aria, foggiato nella vera immagine di uno spirito umano, sarà mosso da questo come una marionetta, incapace di fare un gesto o pronunciare una parola che non gli siano imposti da un'anima immortale. Ma questo richiede molte condizioni, generalmente sconosciute anche nei circoli degli spiritisti più abituati a tenere sedute regolari. Non tutti possono attrarre gli spiriti umani che desiderano. Una delle più forti attrattive dei nostri defunti è il loro forte affetto per coloro che hanno lasciato sulla terra. Esso li trae irresistibilmente, per gradi, nella corrente della luce astrale che vibra tra la persona a loro simpatica e l'anima universale. Un'altra condizione molto importante è l'armonia e la purezza magnetica delle persone presenti.